ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire nel corso della nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. In primo piano la tragedia che si è consumata davanti a Barcola, dove è morto un noto medico chirurgo. Ancora trovato morto ad Amburgo invece un quarantenne di Concordia Sagittaria. Un infortunio sul lavoro quest'oggi a Pasiano di Pordenone. Ancora le ultimissime sul disperso di Spinea tra Sappada e la Val Pesarina. Vi daremo le ultimissime novità sul fronte delle ricerche. Ancora inaugurata oggi la 25esima edizione di Friuli Doc. Non sono poi anche mancati gli episodi connessi alla stessa manifestazione, con una persona che alzando un po' il gomito è finita con la propria auto all'interno di un fiume. Ma parleremo anche di un'altra inaugurazione, la fiera a Pordenone che ospita Colfert. È stata l'occasione questa per parlare con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e con l'assessore Bini. Tanti i temi all'attenzione, ancora arresti da parte della Polizia di Stato di Pordenone. Parleremo poi di una banda, la cosiddetta banda dei farmaci, che è stata presa appunto dalle forze dell'ordine. Un tentato furto a Spilimbergo, un ladro catturato dopo 2 anni di latitanza. La questione della sanità a Pordenone, nel pordenonese, che è stata analizzata a 360 gradi. Quest'oggi municipio a Pordenone, un vertice tra il vice governatore della regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi con il sindaco della città di Pordenone Alessandro Ciriani. Ne abbiamo parlato ampiamente, vi daremo poi notizia nel corso del telegiornale. Andiamo con ordine allora alla domanda che abbiamo posto in edizione precedente. Islam, la stretta della Germania, divieto di velo per le bambine, dovrebbe essere vietato anche in Italia? Era questa la domanda che vi avevo posto. Sì, l'84% di voi, no invece il restante 16%. E si parla sempre più invece di reddito di cittadinanza, non c'è più il cosiddetto governo giallo-verde, ma c'è il governo giallo-rosso. Cambierà qualcosa? Sembra proprio di sì. Criteri più morbidi per accedere al reddito di cittadinanza, soldi a 500.000 stranieri in più. L'INPS è pronto infatti a farsi carico anche degli stranieri che arrivano in Italia, ritoccando il cosiddetto reddito di cittadinanza. C'è un decreto in costruzione al Ministero del Lavoro che interpreta il dettato del decreto 4 del 2019, ovvero che dovrà essere emanato un decreto con la lista di paesi stranieri per i quali non bisogna avere documentazione aggiuntiva, ha spiegato ai giornalisti Pasquale Tridico, presidente dell'INPS. Ma questo vorrebbe dire un aumento delle famiglie che hanno diritto a ricevere il reddito mensile. Il reddito di cittadinanza quindi dovrebbe diventare più facile ottenerlo, proprio grazie all'eliminazione dell'obbligo di depositare alcuni documenti. In questo modo si passerà a 265.000 nuclei familiari in più, ovvero 500.000 di persone. E alla spesa calcolata lo scorso anno si aggiungerebbero 600 milioni in più, una vera e propria mazzata. Allora, ce lo fate sapere se ritenete opportuno, criteri più morbidi per accedere al reddito di cittadinanza, soldi a 500.000 stranieri in più. Ce lo fate sapere se ritenete opportuno, SMS, WhatsApp, la nostra email, la diretta streaming, Facebook ed Instagram, i nostri canali social per condividere notizie e commentarle, per essere sempre aggiornati su quanto accade a Nord-Est e se lo ritenete opportuno ovviamente per dire la vostra in merito ai quesiti che vi poniamo in ogni edizione. Tragedia davanti a Barcola, il noto medico chirurgo Mariano Cherubini, 76 anni, deceduto a seguito di infarto mentre si trovava a bordo della propria imbarcazione ormeggiata nel porticciolo triestino. Mentre stava trasbordando su un'altra imbarcazione, perdeva i sensi, rimaneva impigliato con la maglietta su un gancio sospeso, soccorso in attesa dell'arrivo dei sanitari. Nonostante i tentativi di rianimazione per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il recupero della salma da parte della Capitaneria di Porto di Trieste. La salma è stata successivamente ricomposta nella cella mortuaria dell'ospedale maggiore di Trieste. Trovato morto ad Amburgo, vittima una quarantenne di Concordia Sagittaria. I particolari nel prossimo servizio. È morto immerso nella sua solitudine il 29 agosto scorso vicino ad Amburgo in Germania, dove faceva il ristoratore, ma si è saputo soltanto in queste ore. Terminata così la vita di un quarantenne di Concordia Sagittaria, molto ricordato anche a Portogruaro. Assecondando le sue richieste, il quarantenne si è fatto cremare. Dopo un iter molto lungo, le ceneri sono giunte nella giornata di mercoledì. Intanto
si è presunto da parte della polizia tedesca che nella morte non c'è il coinvolgimento di terzi. I funerali verranno celebrati sabato 21 settembre prossimo, con inizio alle ore 11, per dare ai fedeli la possibilità di un ultimo saluto. Alle 11.15 stamattina a Pasiano di Pordenone i militari della stazione di Prata sono intervenuti in via mobile nella ditta Tecnospray, dove per cause che sono ancora in corso di accertamento alle 11 Plaino Paul Gay, nato a Udine il 30.04 dell'82, possiamo vedere anche la foto, lì residente, autotrasportatore per conto della ditta ATI di Udine, mentre si trovava interno al castello piattaforma elevatrice in manovra per scendere da una rampa dell'autocarro Volvo F480 di sua proprietà, ha perso l'equilibrio rovinando al suolo il malcapitato, si è procurato le lesioni in lo stato ancora non refertate con diagnosi frattura della caviglia sinistra, è stato trasportato all'ospedale civile di Pordenone, non verserebbe però in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Prata, anche personale dello Spisal dell'azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale. E vi diamo adesso le ultimissime sul disperso di Spinea tra Sappada e la Val Pesarina. Il servizio. Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche di Mattia Bon, il 45enne di Spinea, disperso da mercoledì sulle montagne friulane. Alla sua ricerca hanno parte 42 persone tra tecnici del soccorso alpino provenienti da diverse stazioni del Friuli Venezia Giulia, guardia di finanza e vigili del fuoco, oltre all'elicottero della protezione civile che ha sorvolato e che sta sorvolando tuttora l'area. Sono stati battuti e perlustrati più volte i sentieri indicati dall'uomo nel messaggio lasciato sul registro del bivacco Damiana del Gobbo e sono stati perlustrati anche i canaloni e i punti esposti in cui avrebbe potuto eventualmente scivolare senza esito. Al momento di andare in onda con il servizio non è giunta nessuna buona notizia in merito al suo ritrovamento. Tempo di inaugurazioni, tempo di taglio del nastro è avvenuto quest'oggi per la 25esima edizione di Friuli Doc. Allora noi c'eravamo proprio a Udine, sentiamo le dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Le eccellenze che produce il Friuli Venezia Giulia, da quella all'enogastronomia, ma penso a tutto il manifatturiero, non vengono per una bontà imprescindibile dall'azione delle persone. E qui l'azione delle persone, del nostro popolo, è stata un'azione di sacrificio, di rimboccarsi le maniche, di sapere superare le difficoltà, di saper accettare i fallimenti per ricostruire. E qui l'esempio concreto ce l'abbiamo proprio in Friuli. E quindi è un'esportazione di oggetti di enogastronomia che sono la raffigurazione plastica dell'anima di questa terra. E sono orgoglioso di poterla rappresentare pro tempore in qualità di governatore. Un evento che in questi 25 anni è cresciuto in maniera importante, un evento baciato dal sole, ci aspettano 4 giornate bellissime dove ci si augura di poter raggiungere il record di partecipanti dei già 900.000 visitatori. Insomma, un evento che ci sta facendo una gran promozione non solo in regione ma anche oltre confine. Molto apprezzato il fatto che quest'anno sia stata allargata anche alle regioni contermini, i paesi contermini, la Slovenia, la Carinzia, la Stiria. E insomma, la contaminazione della cultura dell'università. Un Friuli Doc che sta sempre di più diventando Doc. Quindi buon Friuli Doc a tutti. Grazie. Bene, a voi. E intanto alza il gomito al Friuli Doc e finisce a mollo nel canale Ledra con la propria auto. Il servizio. Per un neo patentato di 24 anni è finita male la serata di bagordi nella prima giornata di Friuli Doc. Il ragazzo, leggermente alticcio, si è messo alla guida della propria auto, ma a un certo punto, lungo il canale Ledra, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e finendo a pochi centimetri dall'acqua. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia stradale assieme ai sanitari del 118. Gli agenti, alla vista del ragazzo, hanno capito subito la situazione, hanno praticato a lui l'alcol test e per sua sfortuna non c'è stato appello perché aveva superato il limite di legge. Per il ragazzo, oltre alla multa salata, anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.
Non c'è stata soltanto l'inaugurazione oggi della manifestazione di Udine e Friuli Doc, è stata inaugurata anche all'interno della fiera la manifestazione Colfert. C'era l'assessore Bini che abbiamo sentito, ma c'era anche e soprattutto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con il quale abbiamo parlato davvero a 360 gradi. Allora vi proponiamo il primo intervento che riguarda territorio, economia e stanziamenti in Friuli Venezia Giulia. Presidente, oggi a Pordenone una visita importante alla fiera, si inaugura Colfert, l'occasione anche per parlare della situazione di Pordenone, una città all'interno del tessuto regionale. Come la giunta regionale, l'amministrazione regionale sta lavorando per rilanciare questa città? Vabbè, intanto devo dire che già l'amministrazione comunale sta facendo moltissimo e devo dire che nella testimonianza è proprio questa fiera, perché imprenditori oltretutto di fuori regione hanno deciso di puntare su Pordenone, sulla fiera di Pordenone, con un'iniziativa di settore, e penso questo si inquadri perfettamente nella strategia di Pordenone Fiere, perché riesce a andare a occupare quelle nicchie in modo molto intelligente, che porta attività, diciamo diverse attività all'interno dei padiglioni, perché è inutile pensare di far concorrenza alla Fiera di Milano, perché vorrebbe dire semplicemente fare dei buchi e non avere risposte. Invece con un intelligente piano di sviluppo penso che si sta andando nella direzione corretta. Pordenone ha ovviamente grandi potenzialità, ma credo che il lavoro sia stato fatto ed è molto. Regione Friuli Venezia Giulia quello che vuole fare è investire su tutta la parte infrastrutturale, che vuol dire ridare dignità a tutto il territorio dandogli delle vie di collegamento che finalmente siano aggiornate e con gli investimenti dovuti. Non a caso stiamo facendo anche gli studi per quanto riguarda il collegamento fino a Gemona, per quanto riguarda anche il ponte, e quindi su questo mi auguro che a breve potremo dare delle risposte concrete. Presidente, una migliore viabilità serve anche per incentivare l'economia, ma soprattutto l'export. Sono usciti gli ultimi dati, una regione in difficoltà, soprattutto se si guarda l'export, la polemicuccia di Bolzonello che dice questa amministrazione regionale non sta facendo nulla per incentivare l'economia. Il presidente Fedriga come risponde? È che evidentemente sono abituati a leggere i comunicati stampa e a scrivere comunicati stampa e non guardare le norme che abbiamo approvato. Siamo la prima amministrazione regionale che ha puntato su un abbassamento importante della pressione fiscale e su nuovi investimenti del pubblico proprio per dare una mano all'economia. Devo dire che l'export invece, per esempio, per quanto riguarda l'agroalimentare è cresciuto notevolmente, del 40% soltanto per quanto riguarda la provincia di Udine. Detto questo, è ovvio che per esempio tutte quelle aziende collegate in modo importante con il sistema produttivo tedesco, avendo visto la Germania una contrazione, ovviamente noi l'abbiamo subito indipendentemente dalla nostra volontà o dalle nostre azioni. Chi fa ragionamenti differenti semplicemente vuole strumentalizzare politicamente una crisi del loro poi modello di sviluppo, che è quello tedesco, che ha condizionato l'Europa, quello che noi oltretutto critichiamo a livello nazionale, dicendo che ci deve essere un'economia, uno sviluppo più compatibile con tutti i paesi che compongono l'Unione Europea. Detto questo, devo dire che anche i numeri che abbiamo messo in campo anche per contrastare la stagnazione europea ci hanno premiato rispetto ad altri territori, e se l'opposizione non riconosce questo, gli lascio le polemiche, io mi tengo le risposte che diamo ai cittadini. Assessore, nel fuori onda si diceva siamo una squadra fortissima, una squadra forte ovviamente guarda al tessuto soprattutto economico e imprenditoriale di questa regione. Il termometro della situazione che cosa dice? Beh, il termometro della situazione a livello internazionale è, insomma, non è che sia molto positivo. Voi vedete, stanno continuando questi litigi tra le superpotenze, i dazi, la Germania sta rallentando, l'Italia sta risentendo. La giunta Fedriga però ha messo tra i primi posti del proprio agire, del proprio mandato, interventi a favore delle imprese. Stiamo lavorando pancia a terra, senza tanti proclami, ma con le idee molto chiare. Quest'autunno vedrà la luce il sviluppo impresa, che sarà una, come dire, evoluzione di rilancio impresa con degli interventi diretti alle imprese del nostro territorio, tante piccole e medie imprese che chiedono aiuto, che chiedono sostegno. Noi ci siamo. Abbiamo già in questi mesi, in questo primo anno e mezzo di mandato, iniettato molte risorse alle imprese, abbiamo sburocratizzato tutta quella che sono una serie di lacci e lacciuoli che caratterizzavano anche gli interventi regionali a favore delle imprese.
Insomma, in un anno e mezzo, a mio avviso, la giunta Fedriga ha lavorato pro imprese in maniera importante. Assessore, qual è il settore forse che in questo momento sta soffrendo di più? Ma rimane quello delle costruzioni, non c'è dubbio, costruzioni ex novo, stanno riprendendo un po' le ristrutturazioni, hanno tenuto però il settore delle costruzioni ancora penalizzato. Quello che io dico, noi abbiamo la necessità di liberare i denari le amministrazioni comunali le hanno, però la burocrazia ancora li tiene un po', come dire, ostaggio delle varie procedure. Quindi insomma c'è da lavorare, noi ci siamo. Intanto alle 12.40 le volanti della Polizia di Stato e la Questura di Pordenone hanno attenzionato un ragazzo pordenonese nel centro cittadino. L'uomo era il ragazzo, il giovane, aveva degli atteggiamenti un po' particolari, tant'è che ha insospettito proprio gli agenti della Questura che hanno provveduto a perquisizione. Poi sono andati oltre naturalmente alle normali attività di indagine, alle normali attività investigative e hanno fatto poi anche visita alla sua abitazione. Bene, proprio nel centro di Pordenone l'uomo custodiva all'interno di celofan, involucri di celofan, 8 grammi di eroina, un bilancino di precisione, 80 euro in contanti, provento probabilmente dell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. In attesa poi della convalida dell'arresto è stato poi trasferito nel carcere di Pordenone, ovviamente in attesa poi della sentenza. Intanto nella mattinata di oggi, nell'ambito di un'attività investigativa condotta congiuntamente dalle squadre mobili delle questure di Pordenone e di Bari, è stato rintracciato e catturato nel capoluogo pugliese un 35enne barese residente a Travesio, quindi siamo in provincia di Pordenone, colpito da una condanna definitiva a 8 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per reati di maltrattamenti contro i familiari, atti persecutori, lesioni personali e minacce. L'ordine di esecuzione per la carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pordenone il 4 settembre per tutta la serie appunto di reati che vi ho appena citato, commessi a vari titoli nel periodo compreso tra il 2011 e il 2018. Presa intanto la banda dei farmaci che rubava all'interno degli ospedali di Trieste, i particolari nel prossimo servizio. Grazie a un'operazione congiunta tra la squadra mobile della Questura e il reparto operativo dei Carabinieri di Trieste, rispettivamente a Napoli e Cremona, hanno dato esecuzione a decreti di perquisizioni emessi dalla Procura della Repubblica nell'ambito dell'indagine relativa ai furti di farmaci antitumorali avvenuti all'interno dell'ospedale Maggiore nel febbraio e giugno scorsi. L'attività è stata svolta parallelamente all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di diversi indagati emessi dal GIP di Cremona a conclusione di un'indagine svolta dai NAS dei Carabinieri in relazione ad analoghi colpi antecedenti rispetto a quelli commessi nel capoluogo regionale. Per quanto riguarda Trieste, il 13 febbraio dalla farmacia del Maggiore erano spariti oltre 400.000 euro di farmaci, mentre il 26 giugno erano stati sottratti medicinali per 300.000 euro. Le indagini avviate dalla Procura e svolte in collaborazione tra Polizia e Carabinieri hanno permesso nel corso di questi mesi di individuare le auto usate in occasione di uno dei furti e alcune utenze di servizio utilizzate dai malfattori. Si tratta di cittadini egiziani e italiani residenti in provincia di Cremona, in Campania e in Lombardia, dediti ai furti e alla ricettazione dei farmaci. Parliamo adesso di un ladro che è stato catturato dopo 2 anni di latitanza nel veneziano. Allora i particolari dalla nostra redazione del Veneto. I carabinieri della stazione di Spinea, Venezia, hanno tratto in arresto Stefano Bevilacqua, un giovane originario della provincia di Salerno ma stabilitosi in città, 29 anni. Colpito da ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia per numerosi furti commessi negli anni precedenti nel territorio della città metropolitana veneziana. I fatti avevano tratto origine da un processo del 2017 a Milano. Il ragazzo all'epoca fu condannato a 4 mesi di reclusione per un furto in appartamento. I continui servizi svolti dai carabinieri spinetensi hanno permesso di individuare finalmente il ricercato, tratto in arresto e accompagnato in carcere all'isola di Santa Maria Maggiore a Venezia.
Altri irregolari scoperti a Gorizia. Allora apriamo il capitolo dell'immigrazione, il servizio. Un cittadino romeno di 46 anni è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo si trovava alla guida del proprio furgone quando è stato fermato dalla polizia di frontiera di Gorizia nei pressi dell'ex valico internazionale di Sant'Andrea. Gli agenti hanno udito dei rumori provenire dal vano carico del mezzo e hanno deciso di chiedere l'aiuto dei vigili del fuoco per procedere con un'ispezione della merce trasportata. Da un angusto spazio ricavato nel veicolo sono stati fatti uscire 7 giovani dello Sri Lanka, 5 uomini e 2 donne di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che si trovano in discrete condizioni di salute, nonostante il lungo viaggio stipati nel veicolo. I migranti sono stati trasferiti al CARA di Gradisca di Sonzo, mentre il passeur, dopo le formalità di rito, è stato tradotto al carcere di via Barzellini a disposizione dell'autorità giudiziaria. E oggi vi parlavamo prima della visita del governatore della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica. È stata proprio anche l'occasione per fare maggiore chiarezza sul decreto, sulla legge Omnibus che è stata impugnata proprio nella prima seduta del Consiglio dei Ministri. Sentiamo cosa ci dice ai nostri microfoni. La legge, una parte della legge Omnibus, qualcuno dice che Federica aveva tutto il tempo per rivedere questa normativa che il Consiglio dei Ministri ha definito discriminatoria, è l'occasione anche per fare un po' di chiarezza questa. Intanto avevo tutto il tempo di rivederla e non intendo rivederla assolutamente. Noi semplicemente diciamo che diamo incentivi alle imprese che assumono persone in difficoltà occupazionale, queste persone però devono essere residenti da almeno 5 anni in Friuli Venezia Giulia, perché i soldi della regione, ovvero che vengono dalle tasse e dal sudore dei cittadini di questa regione, li utilizzo per diminuire la disoccupazione in Friuli Venezia Giulia, non in Afghanistan o Pakistan, che sia ben chiaro. Il secondo passaggio è quello che abbiamo tolto, abrogato una norma della giunta PD Serracchiani per le politiche per dare abitazione agli immigrati, mettendole invece per favorire gli impatri volontari in accordo ovviamente con lo Stato. Il governo è riuscito a impugnarci perfino questa norma, ci stanno dicendo che Regione Friuli Venezia Giulia non può abrogare una norma del Friuli Venezia Giulia, altro che autonomia, vogliono devastare l'autonomia nello Stato centrale. E mi sarei aspettato che tutte le forze politiche da destra a sinistra avessero preso una posizione compatta per tutelare l'autonomia della nostra regione, addirittura superando il merito dell'intervento, che posso capire che magari il PD e 5 Stelle non siano d'accordo perché loro sono pro immigrazione incontrollata, però questo vuol dire, facendo questo gioco semplicemente per andare contro di me e contro la mia giunta, stanno mettendo a rischio l'autonomia della nostra regione, perché quando passa il concetto che la regione non può abrogare una sua norma, vuol dire che di fatto non l'autonomia non c'è più, ma la regione non c'è più, e hanno questa responsabilità PD e 5 Stelle, ne prendano atto, ne prendano atto i cittadini. Un giudizio su questo nuovo governo? È partito molto male dall'impugnativa che giustamente lei ricordava, ma penso, leggevo oggi i dati e le nuove scelte sul reddito di cittadinanza, dove tolgono l'obbligo di dimostrare che non si possiedono beni nel paese di origine, si calcolano a 500.000 stranieri in più che avranno il reddito di cittadinanza, quando per invece i cittadini italiani non possono ovviamente avere proprietà. Noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo messo l'obbligo di dimostrare, per esempio l'accesso alle case ATER, che non si possiedono beni nel paese di origine, perché è troppo semplice dire non ho niente e dopo in realtà nessuno controlla. L'hanno voluto togliere, questo vuol dire che a differenza della nostra regione il governo PD 5 Stelle vuole spostare le risorse sugli immigrati, noi invece pensiamo di voler dare priorità agli italiani e ai cittadini della nostra regione. Presidente, per concludere, in questa fase la Lega che ruolo e che gioco può giocare? Noi continueremo ovviamente in modo coerente e trasparente a portare avanti i nostri progetti, i nostri programmi. Non ci è stato permesso di andare al voto per questo accordo, devo dire, surreale. Fuori dalla storia, mai successo, penso nella storia repubblicana, che due forze politiche all'opposto, uno si dava il partito di Bibiano, l'altro il partito degli incompetenti, si mettessero insieme piuttosto che mantenere la poltrona e impedire ai cittadini di votare. Noi andiamo avanti, ci auguriamo ovviamente di poter votare il prima possibile, non per vincere a tavolino come vogliono fare loro, senza chiedere ai cittadini, ma per ridare la parola al popolo che deve scegliere da chi essere governato. Altrimenti continueremo sempre con questa scollatura tra rappresentati e rappresentanti, e questo vuol dire allontanare le istituzioni dal cittadino, cosa che non vogliamo fare.
Parliamo adesso di sanità, ne faremo ancora poi menzione nei prossimi servizi, poi proponendovi ovviamente la visita del vice governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a Pordenone, quando poi ha avuto l'incontro non soltanto con i primari ma anche con il sindaco della città di Pordenone, Alessandro Ciriani. Ma ripartiamo proprio dalla sanità, parlandone con il consigliere regionale Tiziano Centis, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per i cittadini. Ben ritrovato. Grazie direttore. Grazie consigliere per essere in nostra compagnia. Giù le mani dall'ospedale di San Vito al Tagliamento. Abbiamo parlato in maniera importante nel corso delle precedenti puntate. Riccardi però, e anche poi con l'avallo del sindaco Antonio Di Bisceglie, hanno smentito il vociare che vedeva appunto l'ospedale di San Vito declassato per qualche motivo importante. Cosa c'è allora da dire su questa questione, consigliere? Direttore, guardi, innanzitutto bene che l'assessore, vice governatore Riccardi, assessore alla salute, abbia, come posso dire, smorzato un po' e portato anche alcune garanzie, alcune rassicurazioni in merito al nostro punto nascita, e credo che questo sia stato per merito anche della nostra, diciamo, presa di posizione immediata davanti a notizie stampa nei giornali locali, Messaggero Veneto e Gazzettino, che hanno riportato preoccupazioni perché insomma c'erano evidenti segnali di interesse negativo per quanto riguarda il punto nascita dell'ospedale San Vito. Quindi siamo subito scesi in campo, abbiamo subito dato dimostrazione di forza politica e di presenza politica nel territorio a difesa del nostro punto nascita, e lì Riccardi insomma ha portato le prime, diciamo, rassicurazioni. Ma il fatto di state sereni non ci fa stare sereni. Mi spiego. È in corso d'opera il nuovo piano regionale della sanità. Sappiamo benissimo che da qua a fine anno questa maggioranza regionale presenterà il nuovo piano della sanità Friuli Venezia Giulia, e quindi siamo in fase di elaborazione. Non abbiamo ancora visto nessuna carta scritta, non abbiamo ancora avuto nessuna commissione, non abbiamo ancora nessun dato ufficiale scritto che testimoni e dimostri la situazione, il nuovo piano sanità del Friuli Venezia Giulia. Allora, dico io, perché mai una forza politica presente in Comune San Vito, così come presente in Consiglio regionale, insieme con i cittadini, con la comunità, cittadini non solo di San Vito ma della cintura sanvitese, perché sia venerdì scorso che questo venerdì abbiamo avuto cittadini che si sono avvicinati di comuni vari, non solo di San Vito, quindi Morsano, Fiume Veneto, Cordovado, Sesto Arregna, che si sono avvicinati e hanno firmato. Perché una forza politica e tanti cittadini non possono in maniera democratica, pulita, sincera, vera, dare un segnale di attenzione all'assessore alla salute Riccardi per quanto riguarda questo piano che si ha da fare? È una forma di attenzione, è una forma di responsabilità, è una risposta che si vuol dare come territorio ai nostri amministratori regionali della serie: va bene, fate il piano, studiamo cosa si avrà da fare a San Vito per quanto riguarda il nostro presidio ospedaliero e nella sanità regionale del Friuli occidentale, quindi della parte nostra, però sappiate, cari amministratori, che noi siamo attenti e vigili a quello, per quello che sarà fatto a San Vito. Quindi perché non possiamo fare questa operazione? E noi la facciamo convinti, presenti, con forza. Noi questa mattina abbiamo portato in piazza questo volantino, che lo abbiamo distribuito ai tanti cittadini che si sono fermati questa mattina in piazza. Anche questa mattina, come venerdì scorso, abbiamo raccolto oltre 300 firme, e la nostra presenza politica di rappresentanti del nostro movimento civico in piazza San Vito continuerà fin tanto quando non avremo in mano dati e documenti precisi. Al consigliere Singh, che ho sentito, ho visto, mi hanno riferito insomma di una sua presenza qui nei suoi studi, direttore, una semplicissima domanda vorrei porre al consigliere Singh. Quando, visto che lui con petto gonfio si dice ed è componente della terza commissione, la commissione che tratta questioni salute, politiche sociali, welfare, politica della famiglia, quando la terza commissione si è riunita con all'ordine del giorno la chiusura punto nascita di Palmanova? Quando è stato portato all'ordine del giorno della terza commissione la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Palmanova? Semplicissima domanda. Io aspetto da sì che mi si risponda data, giorno e ora in cui la terza commissione si è riunita con all'ordine del giorno punto nascita ospedale Palmanova, chiusura, punto nascita ospedale La Tisana, apertura. Quando è stata convocata la commissione? Semplicemente questo. Allora, visto che il consigliere Singh tanto si gonfia il petto
per quanto riguarda la sua commissione e il suo modo di fare. È disposto il consigliere Singh della Lega a, come posso dire, confermare, sottoscrivere e impegnarsi che nessun servizio dell'ospedale di San Vito verrà toccato? È disposto a garantire questo? Perché le ricordo, direttore, che oltre che essere stato messo in discussione dalla stampa, e noi abbiamo anche, come posso dire, dei verbali un tempo segreti, ora non più, che portava e si riferiva a una bozza che girava, e quindi abbiamo subito posto il problema. Ma le ricordo, volevo dirle, che in ospedale a San Vito manca da mesi il direttore sanitario, che è una figura importantissima. Mancano già due primari di reparti importantissimi e dentro marzo 2020 mancheranno altri tre primari. Allora va bene tutto, gli investimenti servono, le infrastrutture servono, la tecnologia serve, ma se questo importante contenitore che è l'ospedale San Vito, ma può essere anche qualsiasi altro nostro presidio ospedaliero della regione Friuli, non diamo anche le specialità, le conoscenze, le professionalità e le attenzioni che i cittadini poi chiedono, è chiaro che viene meno un po' la fiducia. Allora, abbiamo fiducia nel lavoro che l'assessore Riccardi sta facendo e fa. Abbiamo, come posso dire, fiducia per attendere. Siamo convinti che sarà presentato un piano, diciamo, fatto con scienza e coscienza, ma nel frattempo non stiamo sereni. Vabbè. Nel frattempo noi, in maniera democratica, precisa, sincera, aperta a tutti, poniamo la questione, abbiamo posto la questione, stiamo raccogliendo la risposta del nostro territorio in forma chiara e precisa. Certo. Consigliere, rimanga qua con noi, poi magari il consigliere regionale Singh interverrà nei prossimi giorni, magari per una replica, anche magari per dire l'impegno che si vorrà prendere o meno per mettere nero su bianco, no, certe dichiarazioni. Oggi nel municipio di Pordenone c'è stata una sorta di conferenza stampa tra il vicegovernatore Riccardo Riccardi e il sindaco della città di Pordenone Alessandro Ciriani. Si è parlato di sanità del Friuli occidentale e i fabbisogni del territorio. Dura qualche minuto, rimanga con noi e poi lo commentiamo assieme. Prego. Col sindaco Ciriani noi abbiamo gli appuntamenti periodici, quindi abbiamo insomma discusso un po' di tutto il riassetto che stiamo immaginando, ma direi che la cosa importante è che ho spiegato, ha illustrato al sindaco il modo con il quale intendo procedere, in particolare per gli aspetti dell'integrazione sociosanitaria. Noi siamo abituati a pensare che i problemi della salute si risolvano esclusivamente dentro un ospedale. Gli ospedali sono importanti, devono essere messi nelle condizioni di poter dare le risposte migliori, ma c'è un prima e un dopo ospedale che secondo me nel corso di questi anni è stato un po' trascurato dal punto di vista organizzativo, e quindi questa è la ragione per la quale già da oggi pomeriggio visiterò tutti gli ambiti socio-assistenziali per raccogliere le esperienze, le difficoltà, i problemi che in un ridisegno del sistema devono trovare spazio. A che punto siamo invece con la riforma sanitaria, ma soprattutto i punti salienti della stessa? Beh, è quello che dicevo, no? In un modello di integrazione sociosanitaria noi non dobbiamo soltanto perfezionare una norma che guardi alla risposta ospedaliera, dobbiamo allargare questo perimetro, dobbiamo riuscire a dare una risposta in termini culturali proprio anche alla integrazione sociosanitaria, e quindi questo sarà un po' la discussione, una rimodellazione anche del sistema di governo dei distretti che devono dare queste risposte, l'individuazione di strutture che oggi in questa regione non ci sono e siamo costretti a andare a chiederle fuori regione, e i problemi in termini di risposta che spesso il sistema degli enti locali ha. È molto più facile che un cittadino si presenti da un sindaco a chiedere un posto in una casa di riposo piuttosto che faccia altre domande, quindi anche quella è salute. Quindi noi in una norma che preveda questo salto culturale noi dobbiamo immaginarla. Se noi continuiamo a pensare che uno scrive una propria idea e quella diventa la bozza segreta, non facciamo il bene del sistema. Il sistema deve fare un salto in avanti anche nella sua dinamica, deve finirla di trovare provocazioni, reazioni, magari per difendere delle rendite di posizione sulle quali nessuno per 25 anni ha avuto il coraggio di mettere le mani. Se vogliamo salvare la sanità pubblica dobbiamo tenere le cose che funzionano, e le cose che sono superate dobbiamo avere il coraggio di cambiarle.
Consigliere, ha sentito, io volevo proprio ripartire con lei da questo punto, no? Basta polemiche, basta insomma inventarsi delle cose che non ci sono, bisogna prendere insomma il cosiddetto toro per le corna, 25 anni nessuno ha avuto il coraggio di cambiare il sistema, adesso noi lo facciamo. La convincono queste dichiarazioni? Ma non mi convincono, io auguro buon lavoro all'assessore Riccardi, mi aspetto e auspico che il piano di riforma sanitaria non giunga in commissione già impacchettato e già definito senza poter mettere a disposizione dei propri contributi, senza poter eventualmente rivedere un attimo il piano e il progetto che Riccardi presenterà. Sono convinto che comunque Riccardi, persona che sicuramente ha le capacità e la conoscenza del territorio e quindi starà attento, ovviamente farà tutte le sue valutazioni possibili, però come già detto prima non stiamo sereni. Noi ci siamo mossi, la nostra preoccupazione è scattata dal momento che erano usciti questi piani segreti, che insomma adesso per carità Riccardi smentisce, ma comunque qualcuno avrà ricevuto l'incarico, qualche tecnico avrà ricevuto l'incarico da parte di qualcuno per cominciare a lavorare sopra al nostro sistema sanitario in Friuli Venezia Giulia. E quindi ovviamente ci siamo giustamente mossi e giustamente siamo posti all'attenzione di quello che sarà fatto. Noi continueremo ad essere vigili, speriamo e attendiamo che il piano si presenti, speriamo che ci siano anche le possibilità di poter dire la nostra. Cito solo un passaggio detto da Riccardi a un'intervista di un articolo di un quotidiano locale. Il sistema della sanità non può restare com'è, presto un nuovo modello. Riccardi, rispondendo alla domanda del giornalista, dichiarava: gli ospedali di rete sono presidi che si occupano dell'emergenza oppure si specializzano nell'attività programmata. Pretendere di garantire tutto ovunque significherebbe non garantire nulla a nessuno. Ecco, io non vorrei che, con la massima fiducia che ho nell'assessore Riccardi, non si cominci a togliere quei servizi laddove funzionano. L'ospedale di San Vito ha dei servizi importanti, risponde a tutta la bassa pordenonese e al Veneto orientale, ha un punto di nascita importante solo nel 2018, 750 parti, 2017 850 parti, ci sono dei reparti che hanno eccellenze ormai da tempo e da anni e quindi almeno non togliamo ciò che funziona. Consigliere, proposte di iniziative dal territorio all'Aula, un po' anche, diciamo così, il programma, no, che lei con Telepordenone sta portando avanti. Il territorio chiama, Tiziano Centis risponde con iniziative e soprattutto anche con interrogazioni, mozioni, ordini del giorno presentati al Consiglio Comunale. Vedo che ha portato un libricino con sé, un opuscolo. Cos'è la summa di tutte le attività fatte in questo anno e qualcosa? Certo, direttore, la ringrazio per lo spazio e la possibilità che mi dà per presentare questo pieghevole. Questo è un pieghevole che verrà a breve, a giorni, distribuito in tutte le case dei cittadini di San Vito e Tagliamento, del mio comune, perché è giusto che io, che insomma sono e rappresento il territorio in consiglio regionale votato da una buona parte dei cittadini di San Vito e Tagliamento, comunico e mi presento ai miei concittadini con il lavoro fatto in questo primo anno di legislatura. All'interno ci sono le questioni che abbiamo posto durante il primo anno di consiglio, interrogazioni, mozioni, proposte di legge, interpellanze, tutto ciò che ha prodotto il nostro gruppo consigliere, io e la mia collega Simona Licuori, e questa sarà in distribuzione casa per casa a San Vito al Tagliamento. È un lavoro che credo sia giusto e corretto presentare ai miei concittadini, perché ovviamente rappresento non solo il mio comune ma una buona parte del territorio di questa ex provincia di Pordenone, ed è giusto che ci sia un confronto, un'apertura, una disponibilità sia a trasmettere ciò che si fa ma sia anche a raccogliere eventuali istanze, preoccupazioni e altro ancora. Quindi è un confronto continuo che intendo, come dal primo giorno fatto, ma che intendo mantenere con i miei concittadini, certo, portando a loro e far presente a loro e conoscere loro il lavoro fatto in questo primo anno di legislatura. A proposito, lei diceva ex provincia, sono arrivate anche delle richieste insomma per lei sulla riforma degli enti locali, ma ne parleremo la settimana prossima, proprio quando ripartiremo anche con il programma I cittadini in regione con i cittadini. Intanto io ringrazio l'amico consigliere regionale Tiziano Centis, che rappresenta i cittadini nella regione Friuli Venezia Giulia. Grazie, ci vedremo la settimana prossima. Grazie, direttore. Andiamo in Veneto, vedo l'ospite di Rosario Padovano. Andiamo in collegamento con loro.
Grazie, siamo con Mauro Stan, gruppo per il cambiamento Sestino di Livenza. Situazione davvero incandescente a livello politico, non solo nazionale ma anche locale. Oggi la nomina dei sottosegretari, c'è un veneto, c'è un veneziano, c'è un ragazzo di Portogruaro, lo definiamo così perché comunque è stato vice sindaco giovanissimo, Andrea Martella, sottosegretario con la delega all'editoria. Il portogruarese porta a casa un sottosegretariato come forse non è mai accaduto, però che cosa potrà fare di concreto adesso il governo per questo territorio, visto che comunque si trova seduto un rappresentante del portogruarese nella stanza dei bottoni? Ma intanto buonasera a tutti, speriamo che porti a casa qualcosa. Le ricordo comunque c'è stato un altro portoguarese nel governo Berlusconi che era sottosegretario all'agricoltura, Paolo Bonazza Buora, Scarpa. Si ricorda, lui è stato sottosegretario e viceministro, sì, effettivamente. Esattamente. Niente, il portoguarese, come tutto il Veneto orientale, ha bisogno comunque che ci siano dei rappresentanti nel consesso del governo, che poi essi siano sottosegretari o siano semplici, diciamo, parlamentari, però bisogna che comunque un qualcosa nel territorio lo portino a casa. Speriamo che lo portino, perché anche c'era anche un ministro delle riforme che era veneto, però non le ha portate a casa nel governo precedente. Quindi non è tanto la figura che viene dal territorio che porti a casa il risultato, ma è il consesso all'interno del governo che riesce a portare a casa qualcosa. E probabilmente anche il dialogo tra istituzioni. Assolutamente tra sì. Tra comune, Parlamento, Regione. Assolutamente sì, poi uno si deve anche un po' svestire nei panni del rappresentante politico, se deve portare a casa qualcosa lo deve portare a casa per il territorio, non da un punto di vista meramente politico e quindi da un indirizzo politico. Il Veneto orientale ha bisogno, in contesto generale, di un qualcosa che lo rilanci nel vero senso della parola. Per le regionali del 2020, secondo lei in Veneto Partito Democratico e Movimento 5 Stelle potranno allearsi contro il grande competitor Luca Zaia? Ma io credo che siano questioni che vengono un po' nella divenire. Quello che è successo l'altro ieri con la nomina, sì, con la nascita di questo governo estemporaneo, credo abbia poco da che fare con una diciamo alleanza nella regione Veneto nello specifico. Penso anche le dichiarazioni del capogruppo che ha fatto del Movimento 5 Stelle non siano molto concordi in un'alleanza PD 5 Stelle. Credo che comunque l'alleanza del centrodestra nel Veneto con il capitano Luca Zaia sia forte e abbia dei competitor un po' debolucci, diciamo così. Certo. Perché il metodo del centrodestra di governare il Veneto e le regioni con un PIL molto importante, vedi Lombardia, vedi Piemonte, vedi Liguria, eccetera, certo, credo che facciano un po' fatica anche a trovare, certo, delle aggregazioni, o ci sono grandi temi, però insomma, certo, chi governa bene trascina bene le proprie regioni. È importante che questo trascinamento delle regioni con un PIL molto forte possa trascinare un governo di centrodestra, se ci lasciano andare a votare, bene, molto più importante per le prossime politiche. Grazie, grazie Mauro a Stan, restituiamo la linea alla redazione centrale. Torniamo a parlare di sanità, perché il vice governatore Riccardo Riccardi ha parlato anche di concorrenza, se si può dire così, passateci il termine, con il Veneto e soprattutto liste d'attesa, un tema di cui si parla ormai da diverso tempo. Ecco le risposte, ma soprattutto le garanzie che oggi ci ha dato. Cioè, Presidente, c'è una regione, il Veneto, che sta investendo molto in sanità, anche con strutture non soltanto pubbliche ma anche private. Come si fa a vincere la concorrenza? Beh, io non credo che si possa parlare di concorrenza in sanità, è un termine che considero sbagliato. Il Veneto ha un percorso molto forte nell'equilibrio tra il pubblico e il privato, noi siamo a posizioni molto diverse, io penso, sono sempre detto, che un sistema accreditato possa, anche non arrivando a quei livelli, avere un'implementazione. Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare la sanità pubblica. E io penso che il primo segnale forte che questa legislatura ha fatto
E devo dire anche alla fine con una sorta di intesa proprio con la Regione Veneto è stata la scelta dell'investimento dei 32 milioni per quanto riguarda l'investimento della prototerapia al centro di riferimento oncologico di Aviano. È una scelta di eccellenza sulla quale noi pensiamo si possa costruire una risposta che non sia soltanto regionale, e che però afferma un principio importante per quest'area e per il sistema pordenonese. E anche qui dobbiamo fare dei salti in avanti, perché quando io sento che c'è un problema tra chi fa il turno al CRO e chi fa il turno all'ospedale di Pordenone, queste non sono cose che ci aiutano, anche queste sono cose sulle quali il sistema deve fare un passo in avanti. I servizi sono sicuramente ottimi, c'è il problema delle liste d'attesa, come superare questo problema? E questo è un altro dei grandi temi sui quali io conto non di adeguarmi a una disposizione di una delibera che il Consiglio dei Ministri ha fatto. Penso di dover andare un po' più in fondo, e su questo c'è un gruppo di lavoro dedicato che il suo obiettivo è nelle prossime settimane di concludere questa attività e quindi di vedere le cose che possiamo fare per abbattere quelle che sono delle criticità oggettive che conosciamo e che purtroppo proseguono da molti anni. Avete notato in città a Pordenone tanti cantieri aperti, la viabilità che è andata più volte in tilt? Allora il sindaco della città, Alessandro Ciriani, oggi è intervenuto sul tema dei cantieri, ha parlato di tempistiche ma soprattutto anche di disagi. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. I pordenonesi nell'ora di punta si trovano nel traffico, i cantieri aperti sono tanti e ci si chiede perché contemporaneamente. I cantieri sono tanti e ne partiranno anche altri, e non è una forma di esibizionismo da parte del Comune che vuol far vedere che è efficiente e che investe un mare di soldi nella riqualificazione della città. C'è proprio un obbligo, per noi è un dovere, in quanto avendo intercettato fondi di natura regionale piuttosto che ministeriale o europei, sono fondi che hanno delle scadenze. Conseguentemente, se noi non progettiamo entro i tempi previsti, non cantieriamo entro i tempi previsti, non completiamo entro i tempi previsti, perdiamo queste risorse. Si pensi solamente al bando periferie, 18 milioni di euro che hanno dei tempi assolutamente rigidi, o via Piave o i fondi europei che hanno una scadenza ben determinata. Se non completi l'opera, quei soldi vanno via, creando un danno al comune ma soprattutto un danno alla comunità che non potrebbe trovare investimenti della stessa natura. Sono treni che non passano tutti i giorni. Quindi, pur consapevole dei disagi che arrechiamo, avendo la contemporaneità di tanti cantieri, è in realtà un intervento necessario per rendere la città più bella e per non perdere questa grandissima opportunità. Intanto al via i lavori del sovrappasso ciclopedonale su Viale Venezia. Siamo lungo la statale 13 Pontebana, collegherà le aree delle scuole Flora e Grigoletti, permettendo a studenti non solo di attraversare la statale in sicurezza, sia a piedi che in bicicletta. Il servizio lo firma Agnese Nascimben. Il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti hanno firmato l'avvio ufficiale dei lavori per realizzare il nuovo cavalcavia ciclopedonale su Viale Venezia. La sopraelevata collegherà l'Istituto Tecnico Flora all'area del liceo Grigoletti, connettendo le due sponde da un lato e dall'altro dalla statale. Un'opera importantissima, ha detto Ciriani, perché metterà in sicurezza il traffico ciclabile e pedonale degli studenti e di tutti coloro che devono attraversare a piedi o in bicicletta la Pontebana da Torre e viceversa. Il sovrappasso era già stato progettato e finanziato dall'ex provincia e incomprensibilmente bloccato per anni in regione durante l'amministrazione Serracchiani. Ringrazio la giunta Fedriga, in particolare l'assessore Pizzimenti, che l'hanno sbloccato. La posa della prima pietra in Viale Venezia è stata simbolica. In realtà il manufatto viene assemblato nei capannoni. Le operazioni sono appunto cominciate oggi, per poi essere montato quando pronto, e cioè verso primavera o inizio estate del prossimo anno. Dunque i lavori non saranno visibili se non qualche intervento di contorno all'altezza delle due estremità della struttura. È un'opera attesa da tanto a Pordenone, è stato il commento di Pizzimenti, ed è importante per due motivi: da sicurezza ai ragazzi che frequentano la scuola e da fluidità al traffico della Pontebana, che rallenta in prossimità di passaggi pedonali.
Tutti e due gli obiettivi vengono raggiunti in un colpo solo. L'intervento è significativo anche dal punto di vista economico, visto che investiamo 1,240 milioni. La realizzazione dei lavori è gestita dalla FVG Strade. La passerella, progettata a basso impatto ambientale, sarà lunga 45 metri e larga 4 e si inserisce nel contesto di una serie di percorsi ciclabili da una parte e dall'altra della strada, percorsi che verranno completati per raggiungere agevolmente il cavalcavia. Non prendete impegni per domani sera, appuntamento alle 20.45 ad Azzano Decimo, al Teatro Mascherini. Ci sarà uno spettacolo Prima le donne. Allora, ne parliamo con l'assessore avvocato Roberta De Simone, assessore del comune di Azzano Decimo. Ben ritrovato avvocato, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a lei direttore, buonasera a chi ci ascolta da casa. Ma devo anche poi salutare un amico, Ascanio Caruso, presidente di Proscenium Teatro, naturalmente anche regista dello spettacolo che andrete a vedere domani sera in quel di Azzano Decimo. Grazie anche a lei per essere nei nostri studi. Grazie a lei direttore, buonasera al pubblico a casa. Cominciamo allora con l'assessore. Perché questo spettacolo, ma soprattutto Azzano Decimo ancora una volta, si dimostra sensibile, molto sensibile nei confronti di certe tematiche? Sì, esatto. Grazie della domanda, direttore, perché colgo proprio l'occasione per dire che l'amministrazione comunale di Azzano Decimo ha scelto di promuovere questo spettacolo, in particolare l'assessorato alle pari opportunità, per un motivo molto semplice. Perché questo sarà uno spettacolo che parla di donne a 360 gradi. E questo è importante perché in un periodo storico in cui il tema della violenza di genere diciamo monopolizza un po' il tema della donna, è un tema molto grave, è una piaga della nostra società sicuramente, ma è importante puntare l'attenzione anche su altro, perché le donne sono tanto altro, le donne sono fidanzate, mogli, madri, sono lavoratrici, sono combattenti, quindi è importante puntare il faro anche su tutto quello che le donne in realtà sono, perché puntare l'accento soltanto sulla violenza vuol dire minimizzare e ridurre la donna soltanto a vittima. Quindi davvero con piacere abbiamo scelto di promuovere questo spettacolo. Spettacolo che vede la partecipazione importante di due uomini, due artisti del territorio, locali. Stiamo parlando di Enrico Galiano e di Pablo Perissinotto. Non hanno bisogno di tanta presentazione, ma ci tengo a precisare solo due aspetti. Enrico Galiano è un insegnante, è uno scrittore di grande successo, e Pablo Perissinotto, che è un cantautore del territorio molto sensibile alle tematiche sociali, in particolare al tema delle donne. Si sono messi insieme, non è la prima uscita che fanno, proprio per portare avanti questo tema importante delle donne. E io davvero li ringrazio perché sarà una serata importante che vedrà appunto la loro partecipazione. E colgo l'occasione, appunto per darle anche l'assist direttore, di ringraziare Proscenium Teatro perché è l'organizzatrice appunto di questo importantissimo spettacolo. Allora andiamo a conoscere un po' al di dentro i particolari, cosa andrete voi e telespettatori ad assistere domani sera alle 20.45 al Teatro di Azzano Decimo. Lo facciamo con Ascanio Caruso, come vi dicevo è il presidente di Proscenium Teatro e regista dello spettacolo. Allora qualche anticipazione la possiamo dare, immagino. Si può dare, ma giusto qualcosina. Dunque innanzitutto dico che questo spettacolo e questa produzione è in linea con altre produzioni di Proscenium, poiché Proscenium Teatro di Azzano Decimo, la compagnia teatrale che rappresento, negli anni ha sempre proposto non teatro fine a se stesso, ma spettacoli che parlassero anche di tematiche sociali. E quindi siamo contenti in questo momento di parlare di donne. Prima le donne è uno spettacolo molto importante. Quando Enrico Galiano e Pablo Perissinotto hanno chiamato e ci hanno chiesto la collaborazione teatrale, ho capito subito che si trattava di un progetto ambizioso. E ambizioso ma anche delicato, perché sicuramente non è facile per degli uomini parlare di donne. E poi cercando di farlo a modo loro, cercando di farlo in un modo leggero, senza per questo però sminuire le problematiche e tutto ciò che c'è dietro l'universo femminile. Loro lo faranno con la voce, con ausiliati dalla chitarra Pablo e dalla sua penna Enrico, e attraverso canzoni che parlano d'amore, raccontano storie di grandi donne, storie di vissuto quotidiano, simpatiche, divertenti, di
grandi poeti e poesie, e sicuramente lo faranno in un clima divertente e coinvolgente. E aggiungo questa cosa che in questo tipo di spettacolo anche il pubblico sarà protagonista, perché sarà un attore attivo anch'esso, poiché in un momento della serata, se si può dire così, sarà chiamato sul palcoscenico tutto il pubblico a poter dire la sua. Concludo dicendo che questo spettacolo si avvale di un'attrice di proscenio, bravissima, affascinante attrice, Barbara Muzzin, e della partecipazione dello straordinario, del famoso tastierista Valentino Favotto. Insomma, non mi rimane, signori e direttore, di rinnovarvi l'invito per domani sera al Teatro Mascherini. Presidente, per concludere, io sono curioso, quanto lavoro c'è dietro per preparare, per organizzare, per completare uno spettacolo sicuramente che parla di temi così importanti? E allora, in questo caso specifico il lavoro è stato doppio, perché non stiamo parlando di artisti che sono attori, stiamo parlando quindi di un insegnante bravissimo, di uno scrittore, ormai conosciamo tutti Enrico, e di un cantautore Pablo, per cui è vero che conoscono il palcoscenico, ma sicuramente non nelle vesti di attori, per cui ho dovuto fare prima uno studio sui personaggi che sono, poi abbiamo dovuto pulire, abbiamo lavorato tanto, però è stato bellissimo e molto molto divertente, perché poi loro due sono un'alchimia di idee, sono eccezionali, quindi se è vero che c'è tanto lavoro è anche vero che c'è tanto divertimento. Io credo che poi ne varrà la pena, no? Il risultato sicuramente si vedrà. C'è qualcos'altro da aggiungere, Assessore? Ma aggiungo solo una piccolissima cosa, che è molto importante ricordare che questo spettacolo, questo evento rientra tra gli eventi del protocollo per le pari opportunità, perché come ricordo Azzano Decimo, come molti dei comuni del Pordenonese, ha deciso di sottoscrivere un protocollo sulle pari opportunità. Quindi questo è un evento che rientra in questo protocollo, ci tengo a precisarlo perché è importante che tutti i comuni vadano in cordata e decidano di andare nella stessa direzione. Quindi lo ricordo, rientra all'interno degli eventi del protocollo. Grazie allora, grazie davvero a Roberta De Simone, assessore del comune di Azzano Decimo, e grazie, grazie ad Ascanio Caruso, presidente di Proscenium Teatro e regista dello spettacolo Prima le donne. Vi ricordo l'appuntamento domani sera ad Azzano Decimo, Teatro Mascherini, a partire dalle 20.45. Grazie ancora ad entrambi per essere stati in nostra compagnia. Ci trasferiamo da Azzano Decimo a Zoppola, Zoppola che ha fatto festa e farà festa anche stasera per la solidarietà ad Arquata del Tronto, ricordiamo uno dei comuni gravemente colpiti dal sisma del 2016. Noi c'eravamo, allora abbiamo intervistato i diretti protagonisti, tra i quali il sindaco della comune di Zoppola, Francesca Papais, e anche il vice sindaco del comune di Arquata del Tronto. Oggi è una giornata importante grazie appunto a un'iniziativa che è stata promossa in occasione del terremoto da Anmil, provincia di Pordenone, e che è stata raccolta, poi accolta dalle associazioni del territorio, in particolare la festa d'autunno nell'Avis. Questa è un'occasione preziosa per il nostro territorio per siglare un patto di amicizia col comune di Arquata del Tronto. Sicuramente abbiamo già capito che abbiamo molti punti in comune, ci potremo sviluppare dei progetti e sicuramente consolidare questa nuova amicizia che sta per nascere. Vice Sindaco, lei in rappresentanza quest'oggi del Comune, c'è un importante incontro con il Presidente del Consiglio Conte, mentre lei è qui. E, com'è la situazione ad Arquata in questo momento? La situazione ad Arquata è una situazione in lento divenire, diciamo che aspettiamo delle risposte, un'accelerazione su tutto, perché ad Arquata tanta gente è andata via e abbiamo bisogno di vedere una ripartenza, di vedere gru sul territorio che danno la speranza per il futuro. Adesso siamo ripartiti dalla scuola, da un vuoto al lavoro, ma dobbiamo ripartire anche dalla ricostruzione. La ricostruzione ancora è lenta e quindi speriamo che il governo, chiunque adesso verrà nominato commissario, se rimane il commissario esistente, ci metta mano davvero, perché siamo in difficoltà. Il sindaco oggi non è potuto venire proprio per questo, per ribadire la nostra volontà di
di fare in fretta e accelerare, perché anche le persone più resilienti rischiano veramente di abbandonare i nostri luoghi. L'abbiamo voluto dare perché siamo vicini a questi casi, soprattutto alla sicurezza non solo sul lavoro, ma sicurezza anche sull'ambito casalingo, l'ambito stradale e quant'altro. Ma grazie soprattutto al Presidente che abbiamo qui, regionale delle Marche, che ci ha dato un sostegno e soprattutto un avvicinamento e un collegamento che è stato forte con Arquata del Tronto. Abbiamo mantenuto questo rapporto ormai da un po' di tempo, ne stiamo discutendo. I contributi sono stati fermi, quelli che abbiamo raccolto, perché l'amministrazione di Arquata ha detto fermali, ci troveremo e ci riconsegneremo a mano. È venuto il momento, grazie alla festa d'autunno che ci ha dato con Andrea, il presidente suo, che ha voluto farla a tutti i costi, organizzarla, anche perché sta nascendo veramente a Orcenico una grande realtà. Grazie. Sono stato, come ha detto l'amico Amedeo, il gancio fra il Friuli e le Marche per portare a compimento questa bella iniziativa. Un'iniziativa che per noi ci orgoglisce moltissimo, perché ci siamo sentiti un po' abbandonati dalle istituzioni, anche se oggi è tornato giù Conte, speriamo che le cose si sblocchino, perché la burocrazia che è in atto ci blocca su tante cose. E il sindaco Petrucci, che oggi non è presente per questo incontro che ha, è uno di quelli che sta lottando proprio contro queste burocrazie. E quindi noi speriamo di poter ripartire al più presto, perché il nostro territorio è un territorio stato martirizzato proprio da questo terremoto. La cosa più brutta è che stanno andando via molti giovani e riportarli su questi territori non sarà facile, però con la forza di noi marchigiani pensiamo proprio di poter riottenere quello che avevamo in passato, riportare le zone di Arquata e tutti gli altri paesi intorno a quel bellezza e splendore che avevano in passato. Complimenti a Zoppola, agli amici ovviamente anche dell'AMMIL per questa bellissima iniziativa. Andiamo intanto a Udine con l'ospite di Omar Costantini. Sì, è venuto a trovarci in studio l'onorevole Walter Rizzetto per parlare di quello che è successo oggi, cioè la composizione dei sottosegretari. Va detto, Friuli Venezia Giulia premiato? No, beh, premiato per nulla, nel senso che non ci sono posizioni in termini di sottogoverno per nessuno dei deputati e delle deputate, o non soltanto loro, di questo nuovo esecutivo, quindi del Friuli Venezia Giulia. Diciamo che se e qualora ci fosse stato qualche nome illustre a far parte del sottogoverno, ecco, ebbene, noi opposizioni ci saremmo divertite molto. Detto questo, insomma, non c'è alcun tipo di rappresentanza, però in questo caso dovreste chiederlo più al Movimento 5 Stelle e al PD, perché non sono riusciti a trovare una quadra rispetto a questi nomi. Senta, io ho sentito una parola molto importante, noi opposizioni, cioè lei parla di più opposizioni all'interno dell'arco costituzionale. Beh, sì. Nel senso che nel Parlamento non c'è un'unica opposizione, ma ci sono più opposizioni. Ma penso di sì, nel senso che comunque il centrodestra, così per come concepito sino a qualche tempo fa, probabilmente non esiste più, è inutile restarci sopra. La Lega sarà un partito d'opposizione, Fratelli d'Italia convintamente dal primo giorno è all'opposizione, dobbiamo capire e verificare la posizione di Forza Italia, che per adesso è all'opposizione, però insomma io penso che servano anche sotto quel punto di vista dei chiarimenti. Certo è che, lo rinnovo, a scapito purtroppo del Paese, perché Fratelli d'Italia anche stamattina ha raccolto delle firme per andare al voto subito, quindi non molliamo sotto quel punto di vista, a scapito del Paese ci saranno dei passaggi abbastanza interessanti per quanto riguarda le opposizioni stesse. Primo provvedimento, la legge di stabilità. Chiaro. Senta una cosa invece, per quanto riguarda le imminenti elezioni regionali, ci sarà ricompattezza all'interno dell'ex centrodestra, come lei ha definito, quello vecchio, oppure vedremo anche qua delle sorprese? No, ma penso ci saranno poche sorprese. Ad esempio, se non ho capito male, in Emilia Romagna ci sarà una candidata, Lucia Borgonzoni, che sarà una candidata che andrà a raggruppare di fatto il centrodestra. Lo rinnovo, mi sembra di capire, mi sembra di verificare che molto spesso Lega e Fratelli d'Italia siano abbastanza vicini anche negli intenti per proporre dei candidati alle prossime regionali, che siano in Umbria piuttosto che in Emilia Romagna, piuttosto che laddove si voterà da più di qualche parte, da qua alla prossima primavera, però insomma dei candidati ampiamente condivisi. Senta, abbiamo ancora un minuto, velocemente, torniamo ai confini interni. Succederà qualcosa da qui a fine anno per quanto riguarda anche cambi di passaggi all'interno della maggioranza di centrodestra?
destra in Friuli Venezia Giulia. Si sentono voci strane ultimamente. Lo rinnovo, io gliel'avevo già detto qui qualche settimana fa ringraziandovi. Io non vado da segretario regionale, non vado a tirare, ed è un messaggio che secondo me deve essere chiaro, non vado a tirare per la giacca nessuno, nel senso che se qualcuno si sente affine alle idee di Fratelli d'Italia, ebbene, noi siamo un partito assolutamente inclusivo, penso che lo stiamo assolutamente dimostrando, che deve allargare inevitabilmente i propri confini per crescere in modo strutturale e positivo, però lo rinnovo, io non vado a fare scouting da nessuna parte. Se viceversa c'è qualcuno che pensa che Fratelli d'Italia sia un polo attrattivo, effettivamente, insomma, noi siamo qui pronti ad ascoltare. È certo che, voglio dire, questo non è un treno laddove uno prende, parte, dopo riscende e riparte. Ci deve essere chiaramente una comunione di intenti importante. Perfetto, abbiamo capito che non è un accelerato. Grazie al nostro ospite, ripasso la linea a Pordenone. Parliamo adesso di approvazione del bilancio consolidato della Regione Friuli Venezia Giulia. Lo facciamo con l'assessore regionale, Barbara Zilli. È stato approvato questo documento importante per la nostra regione, importante perché tratteggia in modo molto chiaro e partecipato quello che è non soltanto il bilancio e quindi le risultanze di costi, ricavi, di entrate e di uscite della nostra regione, ma anche degli enti partecipati. E nel solco di quanto avevamo inaugurato l'anno scorso abbiamo previsto un numero di enti partecipati e quindi di società partecipate della regione che fanno parte di questo documento contabile più ampio rispetto a quanto prevede la legislazione nazionale. Questo perché siamo assolutamente convinti che la nostra regione debba essere una casa di vetro, soprattutto per come vengono impiegate e quindi spese le risorse dei nostri cittadini. Commemorazione del Beato Marco Daviano, appuntamento sabato 14 settembre, quindi domani. Ne parliamo ampiamente con l'amico Walter Arzaretti, comitato Beato Marco Daviano. Ben ritrovato, dottor Arzaretti, grazie per essere in nostra compagnia. Cosa succederà domani dunque? A Trieste, il capoluogo della nostra regione, ma anche una città privilegiata d'Europa ormai, una sorta di cerniera fra est e ovest e anche tra nord e sud dell'Europa. Il comitato valorizza sempre di più la figura di Padre Marco come una figura europea. Carlo Sgorlon lo definì Marco d'Europa, così lo ribattezzò, per il suo apostolato e la sua opera diplomatica e politica anche di vastità enorme. Passò 13 stati del continente. Il comitato, che lavora da più di 20 anni, mancava di una tappa triestina in questa città che è stata per 500 anni il porto di Vienna. E a Vienna il padre Marco è sepolto. Noi siamo reduci da un mese di agosto, la sua festa ricorre il 13 agosto, intensissimo, con più di 20 appuntamenti. Ci siamo recati anche a Vienna. E a conclusione di questo itinerario ci portiamo a Trieste per collocare un dipinto del padre Marco nel Tempio di Montegrisa, che attualmente è retto da un pordenonese, il padre Luigi Moro, che tanto devozione mostra di avere verso il padre Marco e anche tanta sensibilità verso i valori europei, e sono valori della pace prima di tutto e dell'unione tra i popoli cui il padre Marco ci induce. Ecco, quindi domani, con partenza da Pordenone sul Prestino alle 7:15, saremo prima al castello di Duino, dove il padre Marco ha avuto una singolare amicizia con la famiglia della Torre. Ci sono 250 lettere da lui lasciate nel castello di Duino e poi ci porteremo a Montegrisa fin dall'ora di pranzo, e la giornata sarà nobilitata, oltre che dalla Santa Messa e dalla collocazione di questo dipinto che resterà per sempre a Trieste, e il padre Marco visitò Trieste, anche da uno spettacolo e da una sorta di musical che una compagnia triestina guidata da Marco Rodriguez ha scritto e che domani ci offrirà. Ecco, e che nobiliterà ancora di più, focalizzerà ancora di più il valore europeo di padre Marco, che è un grande figlio del Friuli Venezia Giulia, regione a vocazione europea e non per niente già nell'Ottocento da Ippolito Nievo definita piccolo compendio dell'universo. E noi la vogliamo valorizzare come tale, come un crocevia di popoli dell'Europa che in sé racchiude stirpe, pensiamo, latina, germanica, slava. Siamo stati nella Valcanale, a Tarvisio, l'11 agosto ad annunciare il padre Marco. Proprio il padre Marco benedica l'Europa e sempre di più cerchiamo di vederlo come un grande patrocinatore dei valori di unione dell'Europa, che è l'unica forma per restare in pace, vero? Ieri abbiamo celebrato l'anniversario della liberazione di Vienna, 12 settembre 1683, il grande pericolo ottomano sull'Europa.
se, il padre Marco cosa disse quel giorno? Allontana le genti che vogliono la guerra, non amiamo altra cosa che la pace. È lo spirito che vogliamo promuovere anche domani andando a Trieste. Senta, dottor Razzaretti, se qualcuno volesse aggiungersi alla comitiva, ci sono ancora posti? Due o tre posti li ho. Ecco. E come facciamo? Siamo presentati telefonate al 36 66 13 di Pordenone, 0434, che io sono a casa stasera. Tanto sono stato a disposizione di questi balli dei pellegrini per tutta la settimana. Ecco. Bene, allora ripetiamo il numero, se siete interessati, 0434 36 66 13. Sarà una giornata molto bella di fine estate, lo abbiamo già avuto un esordio oggi, vero? Al mare, con il Tempio di Montegrisa e quello lassù che domina tutto il Golfo di Trieste e l'Istria, c'è un panorama incomparabile. Se volete venirci in macchina il pomeriggio, come qualcuno lo farà, vi aspettiamo dalle 4 in poi a Montegrisa. Grazie allora all'amico Walter Arzaretti, Comitato Beato Marco D'Aviano, poi ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Andiamo allora a scoprire i contenuti della gommonata europea, partita questa mattina da Pordenone, dall'imbarcadero sul Noncello, 18 gli equipaggi al via, ma soprattutto una serata, un preludio di una bellissima iniziativa, come vi dicevo, decollata questa mattina. Noi c'eravamo con le telecamere, abbiamo intervistato i diretti interessati. Vi lascio con questo servizio, poi andiamo in Veneto a chiudere la prima parte con l'ospite di Rosario Padovano. Tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto, prima ancora le previsioni del tempo con l'Osmer Arpa Friuli Venezia Giulia, e non perdete poi il dopo telegiornale, come sempre ci saranno notizie e approfondimenti sempre dedicati ovviamente a voi amici di Telepordenone. Grazie ancora per essere stati con noi. Questa è la nostra iniziativa principe, la gommonata europea. Noi siamo nati appunto in quella data con questa iniziativa, poi abbiamo ampliato il nostro raggio di azione con varie attività. E andiamo appunto a celebrare il quarantennale della nostra associazione, e non a caso questa manifestazione è la gommonata del quarantennale. La meta di questa edizione è una meta che abbiamo già proposto l'anno scorso, Umago in Croazia, una bella cittadina turistica che non serve che vado a dire cosa propone. Buona parte di italiani e anche moltissimi esteri vanno a passare le proprie vacanze in questa bella cittadina. Abbiamo una magnifica idrovia, questo cordone ombelicale che da Pordenone ci porta fino all'Alto Adriatico, a Santa Margherita di Caolo, e poi lì sabato faremo in rotta marina di circa 25 miglia, faremo la traversata per arrivare ad Umago. Domenica rientreremo in patria facendo tutto d'un fiato appunto Umago-Pordenone con tappa nella cittadina di Motta di Livenza con una sosta appunto conviviale. Lei qualche tempo fa notiva qualche perplessità in merito al reale svolgimento della gommonata, in quanto la navigazione del fiume era precaria. Sono stati fatti degli interventi? È soddisfatto? E soprattutto chi dobbiamo ringraziare? Sì, sono soddisfatto perché gli interventi che sono ancora in opera in questi giorni, perché abbiamo i mezzi che stanno lavorando su Noncello, sono partiti e sono riusciti ad aprire il fiume che ci permette appunto di fare questa manifestazione. Mi risulta, so che ci sono delle grosse criticità lungo il fiume Meduna, però mi risulta anche che ci dovrebbero a breve partire anche degli interventi per sanare questo fiume Meduna, perché effettivamente è un asse fluviale che se non ha la giusta manutenzione ordinaria crea senz'altro delle grosse problematiche. E gli interventi e i costi per sanare queste poi situazioni sono molto più corposi rispetto a un intervento radicale che va a mettere in sicurezza il fiume. Siamo anche in attesa di collegarci con Sergio Davi, un uomo che oggi senza ombra di dubbio ha compiuto un'impresa che diventerà storia. E lascio a lei l'onere di raccontarci che cosa quest'uomo ha fatto, e soprattutto condividendo la stessa passione vorrei un commento riguardo le emozioni percepite anche da lei. Trovare un aggettivo per descrivere Sergio Davi viene difficile. Io oggi gli ho mandato un messaggino e gli ho detto inutile, non andiamo a cercare aggettivi, sei immenso, sei unico, sei entrato nella storia.
Lui è partito il 21 giugno da Palermo, ha fatto circa 7.000 miglia di navigazione e oggi alle 14 ore italiana è arrivato sotto la Statua della Libertà a New York. E io credo che tutti gli amanti di questa disciplina del diporto debbano essere orgogliosi di avere una persona che ci rappresenta a questo livello, a livello mondiale, unico, cioè, ciclopico, lasciatemi passare di termini adesso così. Grazie, grazie. Abbiamo invitato Gianluca Falcomeri, il sindaco di Cinto Caomaggiore. Sono giorni di grande fermento, signor sindaco, perché sabato inizia la festa delle risorgive. Ho notato quest'anno che comunque il Friuli non è stato molto coinvolto, o sbaglio, Gianluca? Beh, sì, effettivamente tutto è nato da problemi in realtà di natura giuridica, in quanto la festa delle risorgive è l'evento di promozione principale del parco regionale di interesse locale del Regional Emene e Laghi di Cinto. Sostanzialmente il fatto che ci sono due normative diverse per la gestione dei parchi, la creazione dei parchi, ad ora ci tiene un attimo sostanzialmente distanti. Distante però non è il territorio, perché effettivamente fiumi e terra non conoscono questo confine. La festa delle risorgive serve proprio a questo, a dimostrare che c'è un territorio omogeneo, un territorio dove l'acqua la fa da padrone, e quello che ci interessa è far vedere che le attività produttive e il territorio possono dialogare. Quindi c'è chi produce cibo, ma anche chi fa intrattenimento, da anche attività sportive, associazionistiche, ecco, è una festa. E voi dimostrerete che sui laghi di Cinto si può fare anche la pratica sportiva, perché esatto. Se non sbaglio, nel programma sono inseriti dei corsi, delle escursioni di canoa. Esatto, questo grazie all'associazione Canoa Club di Porto Gruaro. Già questo è il secondo anno, la seconda edizione, che appunto i laghi vengono utilizzati per questa situazione, e si aggiunge anche il lago secco, quindi sia il lago Acco che il lago Cadellago hanno dato questa disponibilità per esercitarsi, dai più piccoli ai più grandi, per imparare cosa significa andare a canoa in un posto sicuro, perché appunto si parla di un lago. Sui laghi di Cinto è possibile compiere escursioni tutto l'anno? L'accesso è libero? Allora, l'accesso non è completamente libero, in quanto sono in gestione a delle associazioni e delle strutture private. Comunque è possibile prenotare, è possibile visitarli. Sono zone recintate anche per questioni di sicurezza, perché stiamo parlando di zone SIC ZPS, dove vi è una particolare tutela biofaunistica, e qui appunto si rischierebbe poi, diciamo, di dar troppa disponibilità a malintenzionati. E quindi la balneazione non è possibile, cioè fare una gita in pedalò ancora? No, pedalò no, non è un SIC, è un SIC. Un SIC sono quei siti di massima tutela, quindi certo, se può essere utilizzata la canoa. Non sono balneabili. Non, ecco, sono balneabili tout court, non stiamo parlando di laghi alla, non so, alla Garda, ecco. O come Colico, il lago di Como. Esatto, Como. Come lago di esatto. Grazie, grazie Gianluca Falcomer. Dunque, per il momento è tutto per questa prima parte del nostro telegiornale. Dopo il break, le notizie dal Friuli con il collega Omar Costantini. E infine la linea verrà nuovamente trasferita a noi in Veneto per le ultime notizie. Grazie ancora, a più tardi. Buona serata. Buonasera a tutti. Situazione meteorologica ancora improntata all'alta pressione, ma con un graduale accumulo di umidità negli strati più bassi dell'atmosfera. In ogni caso, domani prevalenza di sole su Pinaro e Costa, qualche temporaneo nuvolamento con maggiore variabilità per nubi medio-basse sulla fascia prealpina. E venti liberezza, temperatura ancora miti, anzi elevate direi, con massime fino a 30 gradi localmente in pianura, 27 con venti liberezza sulla costa. Anche domenica bel tempo sulla costa, qualche nube in più in pianura e soprattutto sulla fascia prealpina, e con maggiore umidità, temperatura in lieve calo nei valori massimi, lieve aumento nei valori minimi, si tratta di circa 1-2 gradi in più rispettivamente nelle minime, in meno nelle massime rispetto ai giorni precedenti. Inizio della prossima settimana vede l'avvicinamento di un fronte che passerà martedì, anche se sembra piuttosto modesto, e lunedì quindi ancora della nuvolosità variabile più intensa verso i monti, qualche foschia possibile in tarda serata sulla pianura, temperatura in ulteriore lieve calo alle massime, non sopra i 26 gradi in pianura, 24 sulle coste, poi martedì forse qualche veloce rovescio nel corso del pomeriggio. E ci ragioniamo naturalmente, per ora è tutto, una buona serata.
Ben ritrovati cari amici e amiche alla visione d'ascolto. Continua l'informazione su TPN da Udine, dedicata al Friuli Venezia Giulia, e come da nostra prassi parte dal binario 1 il treno dei servizi. Malore fatale per un noto commerciante di Udine. Giuseppe Ferruglio è morto nella serata di ieri mentre si trova all'interno del suo negozio di macchine e utensili per la gastronomia in via Aquileia. Soccorso celermente dal personale del 118 giunto dal vicino nosocomio del Santa Maria della Misericordia con un'ambulanza, per il 65enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono accorsi anche i carabinieri del NORM. L'uomo lascia la compagna e un fratello. Il fatto è accaduto poco prima delle 22, quando all'esterno del proprio negozio era in svolgimento la festa per il Friuli Doc. Gli agenti della volante della questura di Udine nel pomeriggio di ieri hanno proceduto al fermo di un rumeno, 23 anni, senza fissa dimora per ricettazione. Gli stessi, durante l'ordinario servizio di controllo del territorio, hanno notato un giovane in sella a una mountain bike, il cui furto era stato segnalato la sera precedente. Riconosciuto il mezzo a due ruote, gli agenti hanno fermato il giovane. Riconosciuta la bicicletta, identificato colui che ne era la guida, come detto un rumeno di 23 anni, già con precedenti penali per furto con strappo, furto aggravato, danneggiamento e per ricettazione, non solo di biciclette ma anche di smartphone, tablet, destinati poi al cosiddetto mercato nero. Lo stesso aveva già ricevuto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Udine. Gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario del mezzo riconsegnandogli la bici. Per il 23enne denuncia per ricettazione, nonché per inosservanza del divieto di ritorno. Dopo le formalità di rito in questura è stato tradotto al carcere di Via Spalato. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali riprende il campionato di Serie A con la terza giornata che vede l'Udinese domani sera affrontare a San Siro l'Inter, e comunque vada un Igor Tudor molto carico, sicuro di far bene. Massimo rispetto per il blasone dell'avversario che secondo il tecnico croato è tra le prime tre per lo scudetto. Per l'incontro di domani Tudor considera fondamentale che la squadra non subisca troppo la qualità dell'Inter, andando a San Siro cercando di sfruttare quello che la squadra nerazzurra lascerà ai bianconeri. Come sempre alla vigilia del match la conferenza stampa del mister, le sue parole. Squadra sta bene, questi che ci sono allenati qua, che non sono andati in nazionale, hanno fatto veramente un buon lavoro con una buona amichevole che abbiamo fatto. Veniamo da due belle partite, tutte e due, guardando, io la guardo sempre 3-4 volte la partita nostra che abbiamo fatto con Parma. Secondo me quella partita che si è persa, si perde una di 30, perché statistica era 3 tiri, 3 gol. Però ragazzi sono consapevoli di buon lavoro che stiamo facendo e consapevolezza che siamo sulla strada giusta. Poi nazionali, come ha chiesto lei, è sempre un po' di problema di queste robe qua, di viaggi, bisogna valutare bene, bisogna valutare proprio bene le scelte per domani sera. Per me è la corsa di 3. Cioè io vedo queste 3 squadre che hanno rose un po' più qualità, poi vengono altre, Roma, Lazio, Milan, però Napoli con un grande allenatore, con Manolas, con Lozano, no? Sono due pezzi importanti, si è rafforzata. Il campionato lungo è appena iniziato, sarà interessante, sono grandi allenatori. Sarà un campionato bello, io sono sicuro. E sulla decisione del sindaco, già presa l'anno scorso, di fissare al 45% il tetto massimo della presenza non italiana nelle scuole di Monfalcone, così la stessa replica alle accuse. Questo, guardi, la ringrazio per fare questo, perché mi ha fatto questa domanda, e le dico sinteticamente. Quando noi ci siamo insediati abbiamo fatto la conta dei numeri disponibili per i bambini delle materne
e delle scuole a disposizione. L'ufficio tecnico ci ha detto: guarda, la Collodi, scuola materna, è chiusa da un certo numero di anni e non è stata finanziata. Era intendimento dell'amministrazione precedente chiudere anche un'altra scuola materna, quella di Via Poma. Noi abbiamo detto: le scuole noi non le chiudiamo, anzi le apriamo. Abbiamo stanziato 2 milioni e 2 per la realizzazione della scuola Collodi. Siamo partiti, adesso è in fase di realizzazione, siamo partiti con la progettazione, la gara, quello che bisogna fare in Italia per realizzare l'opera, e nel contempo la Curia ha deciso pure di chiudere la scuola materna paritaria che ospitava 90 bambini. Quindi ci siamo trovati in 3 mesi con una scuola che non era stata più realizzata, era chiusa e non era stata finanziata, una che dovevano chiudere e una che era destinata a 90 bambini, che noi ci siamo accollati assieme all'ufficio scolastico regionale e che abbiamo mantenuto aperta, infatti tuttora lo è. Qual è la questione? La questione è a due nature. La prima natura è: chi mi ha preceduto non ha fatto una programmazione demografica. Se io so che oggi sono nati un certo numero di bambini, devo immaginare qual è il fabbisogno. La seconda questione è: molti bambini di Monfalcone, le loro famiglie portavano questi bambini fuori Monfalcone perché il numero degli italofoni e dei non italofoni all'interno delle classi in talune scuole era squilibratissimo. Quindi, perché tutti i bambini possano avere uno sviluppo didattico adeguato, è necessario che ci sia un equilibrio. Quindi che cosa abbiamo fatto? Una cosa molto, secondo me, lungimirante: abbiamo investito 7 milioni e 8 per realizzare tutte le opere necessarie a riaprire delle scuole. Abbiamo detto a Fincantieri: qua abbiamo il 23% di persone che sono arrivate da fuori, quasi tutti da un'etnia, perché tu le hai fatte lavorare, devi applicare la responsabilità sociale di impresa. Fincantieri ha detto sì, ci ha messo 1 milione più 300.000 volte più anni per la gestione di una scuola materna che è attualmente ulteriore, che è in costruzione, che è in recupero. Abbiamo detto a Fincantieri: adesso tutti questi bambini che sono esclusi perché non ci sono posti disponibili, non soltanto perché non c'è l'equilibrio, ma perché non ci sono posti disponibili, noi vorremmo che andassero a scuola. Dico anche che, guardando indietro con lo specchietto retrovisore, posso affermare che nel 2012 c'erano 76 bambini in lista di attesa. Io non c'ero nel 2012. L'allora sinistra che governava non si è preoccupata di porre dei correttivi, di ragionare. Ha detto delle falsità incredibili in consiglio comunale, raccontando anche, purtroppo per i bambini che a causa di questo poi non hanno utilizzato il servizio, delle fesserie, devo dire, ideologiche. Cosa abbiamo fatto? Oltre a costruire, a mettere in cantiere le opere, a dire a Fincantieri: adesso là ci saranno altre circa un'ottantina, novantina di ulteriori posti scuola materna. Abbiamo detto: ciò che accade nell'ambito socioassistenziale si riferisce a una realtà più ampia di quella di Monfalcone, no? Perché Monfalcone è addirittura separata da una strada che si chiama sempre Via Trieste ed è comune di Staranzano da una parte e comune di Monfalcone dall'altra. Ronchi è attaccata, abbiamo una realtà composita ma molto vicina. È come dire che da Barcola vai a San Giovanni o a San Sergio. Abbiamo detto: bene, creiamo i presupposti affinché tutti possano andare a scuola. E cosa facciamo? Mettiamo gratuitamente a disposizione scuolabus. Gratuitamente si è assunto l'impegno Fincantieri, che ha messo 45.000 euro l'anno scorso, quest'anno ne mette 50. Scuolabus, possibilità, se tuo figlio dovesse star male, addirittura di un percorso con il taxi, con la mamma, inserimento con il genitore a bordo che può recarsi nella scuola, accordo con i comuni sulle mense, tutte le condizioni affinché ci possa essere l'utilizzo del percorso scolastico a partire dalla materna non obbligatoria, ma noi riteniamo che sia importante. Quindi abbiamo creato le condizioni per la brutta politica, quella politica che vuole solo fare ideologia e non risolvere i problemi, ha creato dei problemi senza andare a fondo però delle questioni che ora le sto rappresentando. Quest'anno, assieme anche all'assessore Rosolen, che devo dire la regione ci è molto vicina su questo tema, e anche nella delibera del dimensionamento ha affermato che l'equilibrio ci deve essere, perché se io ho 20 bambini che non parlano l'italiano e uno che parla l'italiano
non è possibile fare un percorso scolastico adeguato, quindi ha sottolineato l'esigenza di un equilibrio e stiamo lavorando con i dirigenti scolastici e con gli insegnanti affinché questo equilibrio possa essere nei fatti dal prossimo anno, a partire dalla possibilità di iscrivere il proprio figlio in un ambiente geografico, diciamo, più ampio. Aggiungo che quest'anno parte un progetto che abbiamo già finanziato e che per i bambini delle scuole materne prevede un'ora al giorno, ogni giorno, di insegnamento della lingua inglese. Questo perché, come ci è stato suggerito dalla dottoressa Pavatti, che ringrazio per l'apporto che dà il dirigente regionale dell'ufficio scolastico, il progetto, il prodotto è di un'attrattività, di una valorizzazione a partire già da quell'età per i bambini e i ragazzi che via via poi trovano all'interno delle scuole monfalconesi delle grandissime opportunità, perché gli insegnanti sono molto bravi, perché ci sono delle offerte qualitative diversificate per scuola. Quindi la materna ha, oltre a un ambiente molto carino, molto bello in tutte le scuole materne, ha la possibilità da quest'anno di utilizzare questo progetto. Ma dopo anche le nostre primarie hanno, a seconda del tipo di scuola e delle scelte che hanno fatto le scuole stesse, la possibilità di continuare sul percorso lingue, di dedicarsi all'arte, alla musica, alle attività motorie. Quindi noi abbiamo un ambizioso progetto che riguarda la valorizzazione scolastica. Però tu devi partire da un'analisi che abbiamo fatto subito, abbiamo verificato ciò che non funzionava. Io non sono abituata a mettere la polvere sotto i tappeti, quindi ho tirato fuori i problemi per risolverli. Questo abbiamo fatto e siamo orgogliosi, ecco, di questo percorso che pian piano sta dando veramente dei buoni frutti. Chiaramente chi si è sentito tirato per la giacchetta e vuole replicare a quello che ha detto il sindaco, siamo qua a completa disposizione. E il treno dei servizi è giunto al suo capolinea, non ci sono ultimissime, allora agevolo la linea alla rete e poi, dopo il break, la linea torna all'informazione con il Veneto. Cari telespettatori, ben ritrovati dalla redazione TPN Veneto. All'Amon, nel municipio di Borgo Valbelluna, è stato convocato dal sindaco Stefano Cesa e dall'assessore regionale Elena Donazzani, il Consiglio di Sorveglianza Socio-Istituzionale della Wambao AC. Al tavolo erano presenti, oltre al sindaco Cesa, l'assessore regionale Donazzani, il commissario straordinario Maurizio Castro e altri invitati, oltre ai rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL. Il futuro della Wambao AC, fabbrica del Bellunese, è infatti in bilico. Da parte di tutti i componenti del tavolo di sorveglianza socio-istituzionale è stata espressa grande insoddisfazione per le mancate risposte alle domande avanzate, in particolare agli interrogativi formulati con precisione dall'assessore Donazzani e dalle organizzazioni sindacali. Domande che scaturivano dalle informazioni raccolte presso i fornitori e i clienti su alcune manovre commerciali intraprese, in particolare su bruschi incrementi dei prezzi e strette nei pagamenti. Un aiuto concreto a mamma e papà che devono prestare cure costanti al figlio o ai figli ammalati. L'USL 4, in accordo con le organizzazioni sindacali e aziendali, ha attivato l'Istituto delle Ferie Solidali. Si tratta di una novità prevista nel contratto nazionale del lavoro nel comparto sanità, promossa con convinzione della direzione generale, per fornire periodi di ferie eccedenti quelle già previste dal contratto nazionale. All'atto pratico, chi ha bisogno di ferie solidali deve chiedere all'azienda sanitaria, allegando documentazione comprovante, lo stato di necessità delle cure continuative da fornire al proprio figlio minorenne. A questo punto l'azienda renderà nota la richiesta a tutto il personale, garantendo l'annominato del beneficiario. Lunedì 16 settembre alle ore 13 sarà inaugurata la nuova rotatoria di Cesarolo nella frazione San Michelina. Saranno presenti il sindaco San Michele Pasqualino Codognotto con l'amministrazione comunale, l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, l'amministratore delegato di Veneto Strade e Spazi, Silvano Vernizzi. Ricordiamo che comunque si inaugura lunedì la nuova rotatoria di Cesarolo sulla strada per Bibione, ma è già aperta da 2 mesi.
Nella nuova Commissione europea non ci sarà il termine pesca nel portafoglio assegnato al 28enne lituano Sinkevičius, la denuncia molto grave è dell'europarlamentare Rosanna Conte. La pesca è stata cancellata per far posto a un vago ambiente oceani, come se un settore che occupa 300.000 persone in tutta Europa possa essere ridotto solo a mere questioni ambientali. Una mossa che fa il pari con le parole di chi ha compiuto questa scelta, ovvero la presidente eletta Ursula von der Leyen, secondo cui la pesca deve diventare più sostenibile, abbattendo ancora di più le catture. La pesca italiana, ricorda Conte, sta già compiendo innumerevoli sforzi in nome della sostenibilità ambientale. Quello che manca è una sostenibilità economica e sociale, denuncia l'eurodeputato. Luca Zaia incontra il management del centro Pio XII di Misurira. Porteremo avanti assieme la sfida del rilancio. Confermo 1,2 milioni di euro l'anno per la convenzione pubblica. C'è stato un incontro tra il governatore della regione del Veneto Luca Zaia e il management dell'istituto di Misurina che sarebbe stato destinato fino a pochi giorni fa alla riconversione in un albergo di lusso. Invece la volontà, ha aggiunto il governatore, è quella di portare la questione a livello nazionale. Mi farò interprete di una sensibilizzazione con i miei colleghi. Non posso sapere come andrà, ma è giusto farlo. La regione non ha alcuna intenzione di chiudere il centro di Misurina, anche perché essendo privato non ne avremmo i poteri. Andiamo invece avanti nella direzione del rilancio. E ora parliamo di ebraismo con un'iniziativa che riguarda il piccolo antico borgo di Porto Buffolè in provincia di Treviso, al confine con la provincia di Pordenone, il Friuli. L'associazione culturale DotMob, il comune di Porto Buffolè e la Proloco organizzano domenica 15 settembre una serie di eventi che ricadono nella giornata europea della cultura ebraica. La comunità ebraica di Porto Buffolè fu un piccolo insediamento israelitico esistito nella cittadina trevigiana tra la metà del 400 e gli inizi del 600. Era presente anche un ghetto. Alle 11, presso il Museo del Ciclismo a Borgo Servi, avverrà la presentazione del libro L'uomo d'acciaio che salvò l'Italia, a cura del giornalista Marco Zabotti, direttore scientifico dell'Istituto Beato Toniolo. Il libro è dedicato a Gino Bartali, campione di ciclismo, che salvò centinaia di ebrei nel secondo conflitto mondiale ed è scritto dal giornalista e sceneggiatore romano Giancarlo Governi. Alle 12 visita al Museo del Ciclismo. Alle 13 infine, presso il ristorante La Vecchia Dogana, in piazza Vittorio Emanuele II 12, l'ultimo evento della giornata, dal titolo Sognare attraverso i sensi, pranzo con ricette della tradizione Yiddish. Sastino di Livenza, la seconda commissione regionale del Veneto ha votato a maggioranza il piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del comune. Si tratta di 24 alloggi costruiti in epoca lontana che necessitano di importanti interventi di manutenzione. Sono dislocati per la maggior parte in centro storico, ma ce ne sono alcuni anche nelle frazioni come Corbolone, Biverone e La Salute di Livenza. Il comune chiede l'autorizzazione ad alienare, cioè a vendere tutti gli alloggi, dei quali 5 sfitti, per ricavare profitti da destinare alla manutenzione del restante patrimonio immobiliare comunale sastinese. Festa di Libertà, iniziativa provinciale di Venezia dei pensionati, domenica 15 settembre a Giussago di Portogruaro, e sarà anche una sorta di rilancio della piattaforma SPI, FNP e WILP, che sono le tre sigle sindacali di CGIL, CISL e WILP per quanto riguarda appunto i pensionati. Questa è l'anticipazione di Daniele Tronco, segretario generale dello SPI CGIL metropolitano di Venezia, alla vigilia di Stare Bene, Stare Insieme, la festa di Liberità, in programma appunto a partire dalle ore 10 nell'area festeggiamenti di via Mocenigo, dove di solito si celebra la festa dell'unità. Per tutto il giorno, pomeriggio, sera, con pranzo anche incluso, ci sarà la possibilità di assistere a dibattiti e momenti di forte aggregazione. Un nuovo videoproiettore è stato regalato alla casa di riposo Ida Zuzzi di San Michele al Tagliamento
dal gruppo Ambulanti Itineranti del settore non alimentare che operano sul demanio marittimo di Bibione. Alla scuola Romiati di San Giorgio di Livenza, Caorle, il servizio mensa sarà gestito in loco dalla società Don Moschetta. Le modalità di pagamento verranno comunicate a breve. Il comune di Caorle e l'azienda speciale hanno firmato infatti un protocollo operativo per la gestione del servizio di mensa scolastica direttamente presso questa scuola dell'infanzia. In corso, parliamo di sport, ora in Egitto la semifinale dei mondiali Under 18 di volley femminile Italia-Cina. La Cina ha vinto il primo set per 25-22. In campo tre ragazze dell'Imoco, Sandona di Piave, di proprietà appunto dell'Imoco, Frosini, Lovet e Marconato, atlete che durante i campionati giovanili Under 18 della stagione 2019-2020 verranno allenati da Stefano Gregoris, allenatore di San Vito al Tagliamento. Nuoto, mondiali paralimpici, una notizia del tardo pomeriggio. Antonio Fantin, nuotatore di Bibione, che ha già ottenuto diverse medaglie, tra cui il titolo mondiale nei 400 metri stile libero, categoria S6, accede alla finale dei 50 stile libero S6, con il terzo tempo, quello di 30:47. Si avvia la stagione sportiva anche degli arbitri di Portogruaro. Ci sarà un raduno precampionato organizzato nei giorni 6 e 7 settembre. I test tecnici sono in programma venerdì 6 settembre presso un impianto sportivo del Portogruarese. Nella giornata di sabato 7 settembre l'attenzione si è spostata sulla componente tecnica con l'incontro che si è appunto allestito alla sala grande della sede associativa di Via Resistenza a Portogruaro. A fare gli onori di casa è stato il vicepresidente Luca Vianna, dopo che si è dimesso all'inizio di agosto l'ex presidente di sezione Andrea Bonavia. Vianna era assistito dal delegato organo tecnico sezionale Agostino Bruzzini. Era questa la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Rimanete con noi perché ci sono tante belle trasmissioni sulla nostra emittente. Grazie a tutti voi, arrivederci e adesso il Meteo Veneto. Sabato, cielo da sereno o poco nuvoloso sulla costa e verso sud a poco parzialmente nuvoloso sulle zone centro-settentrionali e sulla pianura interna, con annuvolamenti un po' più frequenti in montagna a partire dalle ore centrali, precipitazioni assenti, temperature senza notevoli variazioni, venti in quota deboli da nord-ovest, altrove deboli variabili, a prevalente regime di brezza lungo la costa e nelle valli, mare quasi calmo o poco mosso. Tele Pordenone, la grande informazione del Nord-Est. C'è tutto, ma proprio di tutto.